approdare sabato in consiglio comunale le attese modifiche al regolamento sul suolo pubblico, particolarmente attese da alcuni esercenti. Pioggia di critiche all'amministrazione da Nuovo Centrodestra, Pisdazza e Patto Civico, ma anche da Azione Alghero e Riformatori. Anche questa stagione estiva non sembra essere partita col piede giusto sul fronte raccolta rifiuti. L'assessore Cacciotto ai nostri microfoni chiede la collaborazione dei cittadini, attesa per la decisione del TAR su due ricorsi presentati. Mezzo milione di studenti italiani impegnati da questa mattina nell'esame di maturità. Oggi la prima prova, uguale per tutti gli indirizzi. Anche negli istituti algheresi palpabile l'emozione dei maturandi. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV, ben ritrovati con la quotidiana informazione della televisione di Alghero. Come avete sentito anche dai titoli del nostro sommario, apriamo il telegiornale parlando di suolo pubblico, perché sulla situazione del Milese l'amministrazione prova ad avvicinare le parti con la battaglia in atto tra i tre locali di via Garibaldi, ma intanto c'è chi, come il ristorante O'Neill, attende le modifiche al regolamento. Non arriveranno domani in aula le modifiche al regolamento sul suolo pubblico. La seduta, programmata da tempo, sarà dedicata al rendiconto. Tutto rinviato a sabato, probabilmente, ammesso che la convocazione arrivi in queste ore. Chi attende, ad esempio, sviluppi sono i titolari del ristorante O'Neill in via Sant'Erasmo, per la possibilità, soprattutto, di posizionare i tavolini anche oltre le vie doppio senso, almeno nel centro storico. Quel che è certo è che le ultime vicende sono state colte al balzo dalle opposizioni per attaccare l'amministrazione comunale. Particolarmente duro il commento di Nuovo Centrodestra, Pisdaz e Patto Civico, che in una nota sostengono come Mario Bruno si stia dimostrando di essere il peggior sindaco che Alghero abbia mai visto. Lui e la sua giunta, scrivono, riescono ad essere sempre fuori tempo massimo rispetto alla soluzione dei problemi. È successo per l'appalto di igiene urbana, per le potature e il decoro, per il punteruolo rosso, per il declassamento del nostro polo sanitario. È successo con il tragico abbandono del nostro aeroporto da parte di Ryanair. Con il suo ritardo cronico, dopo quello che sta succedendo in città, numerosi esercizi pubblici, ha deciso di aprire un tavolo di confronto. Forse lo farà a novembre e forse in Irlanda, denunciano i tre partiti, che puntano il dito anche sui consiglieri di maggioranza che, dicono, durante l'ultimo consiglio hanno tentato in maniera meschina di scaricare le responsabilità del disastro di Alghero sulle opposizioni, ma la città ha ben capito che è stato tutto un grande bluff e che è l'unico e vero responsabile di questo disastro. Altrettanto critico Andrea Montis dei Riformatori Sardi, che in una nota esprime solidarietà non solo ai commercianti, che sono stati oggetto di contestazione, ma anche nei confronti di uomini e donne, siano essi appartenenti alle forze di polizia o dirigenti dei settori comunali, che in ottemperanza a leggi e regolamenti hanno dovuto compiere quegli atti propri della loro attività e che è bene che si sappia essere scevri di potere discrezionale. Secondo l'esponente dei Riformatori, sono stati abbandonati dalla politica, che invece dovrebbe creare precedentemente i presupposti per evitare situazioni conflittuali. Marco Di Gangi, presidente di Azione Alghero, auspica infine che nel prossimo consiglio si possa giungere all'approvazione delle modifiche di un regolamento pasticciato. Oggi, scrive, noi vogliamo sottolineare il forte disagio che viene avvertito da buona parte dei pubblici esercenti, ma un po' tutta la città, a causa di regole che non solo non hanno risolto i problemi, ma li hanno ingigantiti, generando confusione e incertezza, oltre a incidere negativamente sulle prospettive economiche delle imprese. È indiscutibile, aggiunge Di Gangi, che l'interesse della collettività debba prevalere sull'interesse del singolo, ma è altrettanto fondamentale che le imprese vengano messe nelle condizioni di svolgere al meglio la propria attività, concorrendo a generare occupazione e benessere per tutta la città. E stanno arrivando anche alla nostra redazione numerose segnalazioni da parte di molti cittadini che anche quest'anno lamentano le carenze nella raccolta dei rifiuti, ma anche nel decoro urbano. Abbiamo voluto intervistare l'assessore all'ambiente Raimondo Cacciotto, che ci ha parlato delle prossime azioni dell'amministrazione per cercare di potenziare, ad esempio, il servizio di igiene urbana, in attesa che il TAR si pronunci sul ricorso presentato da due società in merito all'aggiudicazione all'ambiente 2.0. Ascoltate. Assessore Cacciotto, inizio d'estate, molti cittadini stanno lamentando della raccolta rifiuti in città, si è in attesa ovviamente del nuovo servizio, però è tutto bloccato perché il TAR ancora non si è espresso. Sì, è evidente che c'è una difficoltà nel erogare un servizio all'altezza di una città come Alghero e che quindi rispetti anche i canoni che i cittadini si aspettano. Detto questo, dobbiamo sempre
rapportare il problema puntuale, quindi anche quella che può essere una criticità legata a un quartiere specifico, a una via specifica, con il contesto generale. Allora, da questo punto di vista ritengo che la situazione non sia peggiore come viene, talmente brutta come viene descritta, o peggiore rispetto ad altri anni. È una situazione di difficoltà oggettiva che però, ecco, voglio dire, in particolare a seguito dello sciopero di mercoledì scorso, che giustamente le sigle sindacali dal loro punto di vista hanno ritenuto di dover proclamare, ha avuto una certa difficoltà a rientrare a regime, e in questi giorni però devo dire che la situazione è decisamente migliorata. Ecco, sul fronte nuovo servizio abbiamo detto c'è il TAR che si deve ancora esprimere su due ricorsi presentati, quindi l'amministrazione non può far altro che attendere. Sì, l'ho detto anche in altre circostanze, in questa fase ci sono delle responsabilità che sono in capo alla politica, delle responsabilità che sono in capo, come è giusto che sia e come la legge prevede, in capo agli uffici, ad altri soggetti, ai dirigenti eccetera. Ad oggi la situazione è che rispetto ad una giudicazione definitiva che ha portato all'individuazione di un soggetto gestore del servizio di igiene urbana, ci sono stati diversi ricorsi, due in particolare, che il TAR sta esaminando, e quindi in attesa del pronunciamento del TAR, che mi auguro possa giungere nei più rapidi tempi possibili, spero già in questi giorni, non possiamo far altro che lavorare con il gestore attuale, lavorare sulla sensibilità e l'informazione dei cittadini, rafforzare quello che è il sistema di controllo a riguardo. Già con la polizia, abbiamo chiesto alla polizia locale di intensificare i controlli, e i primi riscontri di ieri mattina, così come di stamattina stesso, sono di già diverse sanzioni applicate o comunque di provvedimenti presi nei confronti di persone che abbandonavano rifiuti. Ecco, da questo punto di vista credo che, l'ho detto diverse volte anche questo, una città bella, pulita e accogliente è il risultato del lavoro congiunto di amministrazione, cittadini e gestori, ciascuno secondo la propria quota di responsabilità. Stiamo anche ultimando un lavoro che ci ha impegnato da diversi mesi, Servizio Ambiente e Polizia Locale, che vede fare sintesi di diverse ordinanze in materia ambientale che erano presenti nel Comune di Alghero, talvolta pensate pure in contrasto l'una con l'altra. Stiamo facendo un bel lavoro di sintesi e quasi ultimato, in maniera tale che tanto i cittadini, quanto le utenze commerciali, quanto il gestore stesso e quindi anche l'amministrazione nei suoi sistemi di controllo possa avere chiaro quelle che sono le modalità di conferimento, gli orari di conferimento, la possibilità di esporre bidoni, attrezzature e rifiuti secondo determinate modalità nei pressi delle attività piuttosto che nel momento concordato per il ritiro. Da questo è un lavoro credo molto importante che riporta, ecco, le regole, perlomeno chiarisce quelle che sono le regole, e quindi ci ha impegnato per diversi mesi, adesso è quasi pronto. Ed ora facciamo una pausa, c'è la pubblicità, tra poco. E l'intervista con l'assessore Cacciotto prosegue parlando di pulizia delle spiagge, perché ha voluto però rispondere anche agli operatori balneari, cioè che nei giorni scorsi si erano lamentati delle carenze nella pulizia delle spiagge. Sentite proprio che cosa ha detto Cacciotto in merito. Pulizia spiagge, nei giorni scorsi abbiamo raccolto lamentele di alcuni operatori balneari. A che punto siamo? Ci sono stati dei ritardi? Com'è la situazione? Ma ho trovato anche per certi versi fuori luogo le lamentele, che tra l'altro vengono da alcuni operatori balneari e non da tutti, e siamo stati chiari fin dall'inizio con loro, li abbiamo convocati, abbiamo concordato un piano per la pulizia degli arenili, quel piano stiamo rispettando. Una prima fase prevedeva la rimozione della Posidonia spiaggiata e lo spostamento sui siti di stoccaggio individuati e autorizzati dalla regione. Ciascuno secondo le proprie responsabilità, quindi l'amministrazione si occupa della pulizia delle aree di libera fruizione, ogni concessionario deve pulire il proprio tratto in concessione. Ad oggi, la notte scorsa, sono iniziati i lavori della seconda fase, che è quella della vagliatura con il pulisci spiaggia, e quindi la possibilità di avere la pulizia, la spiaggia ancora più pulita, più tirata a lucido, ecco, e quindi più gradevole anche dal punto di vista estetico.
E nella giornata di lunedì, a proposito di pulizia, gli istruttori dello Yacht Club Alghero e alcuni atleti della squadra agonistica si sono impegnati a ripulire le acque e le fioriere dello scalo portuale. Tra i vari rifiuti segnalati, come potete vedere anche dalle immagini ovviamente amatoriali fatte sul posto, sono stati segnalati cime, ami e bottiglie e anche diversi pneumatici. L'impegno dei volontari, in concomitanza con l'apertura della scuola Vevela Estiva, aveva lo scopo di mettere in atto un'iniziativa volta alla salvaguardia della salute e dell'ambiente, ma anche dei giovani stessi velisti che si sono ovviamente iscritti numerosi anche in questa estate 2016 allo Yacht Club Alghero. Il gruppo che si è impegnato nella pulizia ha visto tra i protagonisti il responsabile degli istruttori Marco Badessi, insieme agli altri istruttori dello Yacht Club, e naturalmente, come abbiamo detto, ad alcuni atleti: Claudio Carta, Dario De Logu, Luca Spada, Francesco Marrone e Gianmarco Nugges. È in piena stagione turistica e triste prendere atto di come l'immagine della Riviera del Corallo sia infangata da decine e centinaia di post sui social network inerenti cassonetti strabordanti di immondizia, impuniti atti di inciviltà cittadina e zone ad alta visibilità lasciate nell'abbandono. A scrivere queste parole in una nota congiunta sono i presidenti dei comitati di Borgata Torina Desogos per Maristella, Antonio Zidda per il comitato di Borgata di Sassegada Tancafarrà e Giuseppina Congiu per il comitato di Borgata di Guardia Grande Corea. Chiediamo, proseguono, come cittadini, come possiamo dare un contributo all'amministrazione comunale, e spiegano come le nuove tecnologie offrano oggi delle risposte, dei servizi che danno l'opportunità ai cittadini stessi di contribuire fattivamente al decoro urbano della propria città. È il caso del sito www.decorourbano.org, che consente alla popolazione di ciascun comune di segnalare in tempo reale agli organismi preposti dall'amministrazione le situazioni problematiche inerenti a rifiuti, vandalismo e incuria, dissesto stradale, zone verdi, segnaletiche e fissioni abusive. In pratica, attraverso le segnalazioni dei cittadini via cellulare, corredate di foto e posizione GPS del problema, gli uffici preposti possono tempestivamente porvi rimedio senza che le inefficienze divengano croniche o che finiscano sui media a discapito dell'intera collettività. Crediamo, si legge nella nota, che anche Alghero possa e debba aggiungersi ai moltissimi comuni italiani che hanno già aderito gratuitamente al servizio. Invitiamo nuovamente l'amministrazione comunale, scrivono i tre presidenti dei comitati di Borgata, ad aiutare i cittadini, ad aiutarli laddove si possa dare un serio contributo. Ci fermiamo ancora per una pausa. Con Guaglia Banoa ancora in primo piano questa mattina a Cagliari, Forza Italia ha presentato una mozione appunto sui conguagli regolatori, ma anche una proposta di legge sulla questione morosità e slacci. In merito sentiamo il consigliere azzurro Marco Tedde. Arrivano i bollettini dei conguagli, voi cosa rispondete? Purtroppo a Banoa ha inviato a tutte le famiglie delle fatture del 2012 per conguagli relativi agli anni dal 2005 al 2011, quindi sono praticamente degli arretrati che a Banoa chiede con un grandissimo ritardo. È come se un negoziante di scarpe presso il quale ho acquistato un paio di scarpe 3 anni fa venisse da me a chiedermi un sovrapprezzo sul prezzo pagato allora. È evidente che tutto questo è inammissibile, motivo per cui noi abbiamo fatto una mozione per provocare una discussione in consiglio regionale, per capire che cosa ne pensa la maggioranza, cosa ne pensa il PD, cosa ne pensa il centro-sinistra. Una mozione e anche una proposta di legge? Sì, abbiamo fatto una mozione e anche una proposta di legge, perché con la proposta di legge noi puntiamo a far sì che non vengano più effettuati slacci. Piuttosto che slacci, noi proponiamo che vengano inseriti degli erogatori, dei contattori, che consentano comunque alle famiglie di avere un minimo garantito, pari al 40% della media dell'acqua erogata nei precedenti 5 anni. Per le imprese invece il minimo garantito è pari al 20%. E poi prevediamo anche un fondo sociale istituito presso Legas, che è alimentato da una percentuale dello 0,4% del fatturato di Abanoa, che va invece a sostenere situazioni di povertà estrema che deve essere certificata tramite ISEE o altri indicatori. Ecco, noi crediamo che Abanoa non debba più essere vista come aguzzina, ma come amica dei sardi. E nel frattempo i sardi cosa fanno? Pagano? Ma io direi che i sardi oggi debbono
avvicinare le associazioni dei consumatori, devono rivolgersi alle associazioni dei consumatori che stanno lavorando molto bene, hanno predisposto una modulistica, si preparano a reagire davanti ai tribunali. Credo che i sardi ben possano affidare le sorti di queste bollette alle associazioni dei consumatori. Sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per l'anno scolastico 2016-2017. Le domande dovranno essere presentate all'ufficio protocollo presso la scuola materna di via Sant'Anna entro il termine del 31 luglio 2016. Il servizio sarà disponibile al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, mentre il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 17.30. Il modulo di domande è reperibile presso l'ufficio pubblica istruzione nel sito istituzionale del comune nella sezione servizi al cittadino modulistica. Facciamo ora l'ultima pausa per la pubblicità. E come vi abbiamo anche annunciato nel nostro sommario, parliamo adesso dell'esame di maturità, perché da oggi è al via l'esame ovviamente di maturità con la prima prova scritta, cioè quella di italiano. Sono 500.000 gli studenti italiani che sono ritornati sui banchi di scuola per affrontare questa prova, anche gli studenti algheresi ovviamente la stanno affrontando. Era palpabile stamattina l'emozione che si sentiva fuori dai vari istituti, ascoltate. Tempo di esami di maturità, il giorno tanto temuto ma allo stesso tempo atteso è arrivato. Da oggi circa 500.000 studenti italiani, compresi naturalmente anche quelli algheresi, sono ritornati tra i banchi di scuola per affrontare l'esame di maturità. Una tappa importantissima nella vita di ogni persona che segna un vero e proprio passaggio all'età adulta. Come sempre la prima prova è quella di italiano, che prevede tracce di diverse tipologie, 6 ore di tempo nelle quali i maturandi stanno cercando di dare il meglio di sé in questo esordio, sviluppando temi e questioni differenti. Entrando nel merito delle tracce proposte dal Ministero, cominciamo con la tipologia A, ovvero l'analisi del testo. La scelta è ricaduta su Umberto Eco, sulla letteratura. Ampio il ventaglio proposto dalla tipologia B, saggio breve o articolo di giornale, che nell'ambito artistico letterario propone come traccia il rapporto tra padre e figlio nelle arti e letteratura del Novecento. Il PIL è invece il tema principe dell'ambito socio-economico di questo 2016, mentre nello storico-politico spazio al valore del paesaggio. L'uomo e l'avventura nello spazio è invece la proposta da sviluppare nell'ambito tecnico-scientifico, passando alla tipologia C, ovvero il tema di argomento storico, un bel tema quello proposto dal Ministero, ovvero un momento importante nella storia d'Italia al femminile, come quello del voto alle donne nel 1946. Ultima tipologia, quella del tema generale, che vede come argomento proposto il concetto di confine, un altro tema dallo sviluppo vasto e di stretta attualità. Insomma, tracce interessanti, alcune più complesse, altre meno, ma sempre comunque stimolanti per la produzione di un elaborato importante come quello della prima prova dell'esame di maturità. Per gli studenti non ci sarà tempo di fermarsi troppo, perché domani saranno di nuovo sui banchi per affrontare la seconda prova, ovvero quella di specifico indirizzo, che varia per ogni istituto. Questo sabato sarà inaugurata presso la Galleria Antiquaria Belle Époque la mostra del fotografo Gabriele Fiori. L'artista classe 1986 ha sempre amato catturare momenti, attimi, sensazioni tramite un click. Dopo aver iniziato quasi per caso, decide di buttarsi da autodidatta nel mondo della fotografia. Into the Wild, questo è il nome della sua prima mostra personale, proporrà scatti realizzati prevalentemente nel territorio di Alghero. L'esposizione è realizzata in collaborazione con l'associazione Mastros de Lunghe e il Comitato Attività Via Minerva e Columbano, e sarà visitabile sino al 10 di luglio nel negozio Belle Époque di via Columbano. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che l'informazione di Catalan TV ritornerà puntuale domani alle 13.30. Grazie e arrivederci.